You are young, you can do things, just do it. One of the greatest ballerinas of our time. She has a presence, a very great presence. Buongiorno ballerini, ballerine e amanti della danza. La protagonista del video di oggi voglio presentarvela attraverso un mini documentario. Lei stessa si presenterà attraverso una mini intervista e delle immagini meravigliose che ci fanno ricordare che grandiosa ballerina è stata. Tra l'altro ha iniziato volendo fare la ginnasta. Il suo sogno era quello di partecipare alle Olimpiadi e poi magicamente è diventata una delle più grandi ballerine dei nostri tempi. Chissà come mai, lo scopriremo tra pochissimo. I wanted to be happy in a way. And I said always to myself, as long as I am happy doing it, I go on. Sylvie Guillem. She was the first ballerina to take her career into her own hands. If I like it, it's okay. If I don't, and if I can't make it in dance, I will go and do my gardening. You are young, you can do things. Just do it. One of the greatest ballerinas of our time. She has a presence, a very great presence. Someone that tells me that they are never afraid, I can't relate to that. If you are not afraid, anything can happen. It doesn't hurt you. People feel it. If you take them, if you care for them, they will look at you. Care for you. Of course. I always want to do things that were scaring me. It's one step above a fear. That was a little bit masochistic. Love and respect what you do. Eccola qui, Sylvie Guillem. Quale modo migliore di presentarla se non attraverso delle immagini suggestive, una musica molto forte e le sue preziose parole. Ma adesso andiamo a vedere la sua rappresentazione di Swan Lake e poi la commenteremo insieme come al solito. Ed eccola qui davanti a noi, colei che rappresenta effettivamente l'emblema della forza della natura. Ha una fisicità a dir poco nominata soprannaturale, perché ha un corpo perfetto. Tanti di voi mi chiedono qual è il corpo perfetto per un ballerino, quali sono le doti da avere, come dovrebbe essere. Ecco, se dobbiamo cercare un esempio di corpo perfetto per un ballerino, possiamo trovarlo in Sylvie Guillem. Ha un corpo meraviglioso, partendo dai piedi che hanno questo collo del piede molto alto, bellissimo. Gambe affusolate, a sciabola, tutti questi termini li trovate nel mio video sulle basi della danza. La prima parte riguardante proprio il fisico. La curva del ginocchio e poi il piede che va a concludere, formano una S praticamente. Abbiamo questo busto un pochino più corto rispetto alle gambe molto lunghe, le braccia meravigliosamente lunghe, anche il collo è perfettamente proporzionata. Qual è anche la forza di Sylvie Guillem? È che, come vedete nel video, risulta avere questo fisico molto armonico e meraviglioso, che talvolta può essere un ostacolo, perché come vi dicevo, nella danza tutte le cose belle sono ancora più difficili da gestire. Ma come si racconta lei in un'intervista, il suo fisico è meraviglioso e allo stesso tempo molto molto forte, quindi lei stessa si ritiene molto molto fortunata. Certo è che, è vero, ha un bellissimo fisico, flessibile e forte allo stesso tempo, ma ci vuole molto controllo, molto mindset focalizzato per poter lavorare con un corpo del genere, e si vede che lei l'ha lavorato, perché in ogni fibra del suo corpo, in ogni fibra del suo movimento c'è controllo, c'è precisione, c'è ricercatezza. Tantissimi coreografi, come per esempio Akram Khan, hanno ad un certo punto dubitato del loro ruolo come coreografi, come diciamo direttori della scena, perché era lei che andava a ricercare la perfezione assoluta, questo controllo. Quindi veramente un artista che ha sempre mantenuto una grande disciplina, anche se lei la disciplina non l'aveva amata fin dall'inizio e non l'ha amata di sicuro durante tutta la sua carriera. La disciplina imposta da altri, dalle autorità, ma l'autodisciplina e quindi la ricerca del movimento perfetto l'ha sicuramente guidata in tutto il suo percorso. Notiamo una morbidezza e una leggerezza tipiche di quello che è il balletto francese, ma anche una profonda articolazione e rapidità dove necessario
attraverso gli instep. Vediamo in questi passi come risultano felpati, articolati e allo stesso tempo rapidi, se è appunto richiesto dalla coreografia o se è richiesto da quel collegamento per il passo successivo. Anche di questo comunque parlo nei miei video sulle basi della danza, che sono comunque interessanti poi per seguire tutte le reaction. Anche qui notiamo tutto l'utilizzo di quelli che sono gli épaulements, tipici anche questi del balletto francese, che danno quel dettaglio, quella minuzia particolare alla coreografia che la rende ancora più bella agli occhi appunto del pubblico. Ed è anche molto più piacevole per danzare e aiuta tanto per il peso del corpo e l'equilibrio, quindi per il proprio baricentro. Un'altra cosa che notiamo è sicuramente l'eleganza. Lei è già elegante di per sé fisicamente. Anche il suo corpo, il suo upper body, il viso, le mani risultano profondamente eleganti. Lei rappresenta proprio al 100% quello che è il balletto francese, assolutamente, con tratti caratteristici di esperienze che ha fatto poi comunque anche all'estero e in altre compagnie, soprattutto in Inghilterra, Royal Ballet, ma poi lo vedremo successivamente. Una cosa che stupisce molto è che lei risulta essere anche estremamente aperta alle nuove influenze, quindi alla danza contemporanea, a tutto ciò che risulta sperimentale, e dopo ne vedremo alcuni esempi. L'abbiamo vista in un ruolo super classico come quello di Odette, con questo personaggio che è molto sensibile, molto puro. E adesso però facciamo uno shift. Andiamo a vederla in un personaggio che è dotato di forte carisma, di un temperamento molto molto focoso, Khitri. Quindi andiamo a vederla sempre nel classico, ma con un'interpretazione completamente diversa. Cosa andiamo a notare? Andiamo a notare che lei sta eseguendo questa variazione senza fare apparentemente alcuna fatica, cosa ovviamente che denota la sua grande professionalità. Lei è una ballerina particolarmente alta. Interpretare Khitri per ballerine alte è molto complesso, perché abbiamo tutti questi passi molto veloci, grandi salti da fare in un breve tempo, quindi bisogna essere esplosivi, ma lei non ha problemi nel farlo perché ha una grande tecnica, grande esplosività muscolare e riesce, come vi dicevo prima, in tutti gli step ad avere la necessaria rapidità per eseguirli. Quindi vi ricordo cosa sono gli instep, ovvero sono quei passi che vengono eseguiti tra un passo e l'altro, quindi passi che collegano i grandi passi come il grand jeté, oppure un grand battement o un développé, la glissade, dei passi semplici, un piccolo pas courant, sono dei passi che risultano degli instep, quindi risultano collegarsi a passi più grandi, hanno la funzione di preparare il corpo del ballerino per fare la sua performance esplosiva o di controllo, di equilibrio, di precisione nel passo maggiore, quindi il passo ritenuto più bello da vedere ma anche più difficile tecnicamente. Anche in questo ruolo, che ha una dinamica completamente diversa rispetto a quello di Swan Lake, vediamo appunto come applica una dinamica diversa nell'eseguirlo. Quindi in Swan Lake avevamo un certo tipo di movimento, si era necessario tantissimo controllo, molta pacatezza, anche rapidità e controllo, articolazione in alcuni passi, ma era un tono molto molto più tranquillo, pacato. Qui invece abbiamo esplosione e lei adatta perfettamente la dinamica dei passi, quindi questa esplosività per esempio nei giri, vediamo come utilizza le braccia, la testa e questa forza nel girare, quindi cambia radicalmente ma è perfettamente adatta a tutti e due questi ruoli. Estremamente flessibile, lo vediamo nei grand jeté, lo vediamo in questi développé che sono poi stati uno dei suoi tratti caratteristici, questa gamba praticamente perfettamente vicina al suo orecchio, perpendicolare al pavimento, che lei poteva tenere anche per diversi secondi nella posizione senza apparentemente fare alcuna fatica. E vediamo tutto l'utilizzo per esempio di questi épaulements, come vi dicevo prima la posizione delle spalle che non risulta en face, quindi verso il pubblico, ma risulta leggermente posizionata nelle diagonali. Lei
ovviamente la utilizza moltissimo, utilizza anche particolarmente le braccia. Le braccia che le danno sospensione, guardate, nei salti le tiene per un po', nei piqué lei si va ad alzare ancora di più con queste braccia, ancor più dell'altezza che può raggiungere attraverso la scarpa da punta, quindi un uso magistrale di queste braccia. No, I don't think that is very important. Ora voglio passare a farvi vedere una mini intervista in cui lei racconta un po' il suo percorso da quando era piccola fino all'incontro con Nureyev e la sua apertura verso orizzonti più contemporanei. Poi vi racconterò qualcosa io. Guillaume has been doing extraordinary things with her body since she was a child. She started out as a gymnast with Olympic ambitions before joining France's most prestigious dance school. There was an exchange between Paris Opera School and the national team of gymnastic. We had been selected to spend a year at Paris Opera School. I didn't want to be a dancer. I wanted to be a gymnast, or I wanted to be a kid, simply. You know, I had no idea special. And I discovered a dance like that. And I hated the discipline. I thought that gymnastic was more fun. I hated the ballet class. I thought the teachers were not very nice. But at the end of this year, there was a show. And I did the show and I loved it. It was really it triggered the whole rest. For me, it was incredible. I knew that something was there. I really knew. So did everyone who saw her perform. And at just 19, she was promoted by the great Rudolf Nureyev to star dancer at the Paris Opera Ballet, an unprecedented accolade for one so young. Usually when you are an étoile much later, so you start your mistake much later, so you lose time. I was not losing time. And this, Rudolf Nureyev knew that. He was fantastic for that. He knew exactly that when you are a dancer, it's now. It's when you want it, when you are motivated for it, when you have the will, you know, when your wings are big, that you have to go on stage. He was not part of the people who just think that you have to wait and you have to suffer and you have to wait again and suffer again and at the end you lose all the spirit. Ed ecco che abbiamo visto che non ha iniziato danza a 3-4 anni, da piccolina, amando questa disciplina, ma ha iniziato facendo ginnastica. All'età di 11 anni però avviene uno scambio tra la Nazionale di Ginnastica e l'Opera di Parigi e viene in contatto con questa disciplina che è la danza. All'inizio fa fatica a rimanere nelle regole e sente un po' stretta la disciplina caratteristica della danza, ma poi impara ovviamente col tempo, durante l'anno, a conviverci e quando si esibisce nel palcoscenico a fine anno prova un'emozione talmente grande che capisce che quella è la sua strada. A 16 anni viene presa nel corpo di ballo, al tempo il corpo di ballo dell'Opera di Parigi, l'Opera di Parigi in generale la compagnia, era sotto la direzione di Rudolf Nureyev che la accoglie nella compagnia come corpo di ballo e la fa diventare étoile a soli 19 anni. L'étoile
più giovane di tutta la storia. Lei aveva una voglia di salire sul palcoscenico, di ballare, di sperimentare, e questo la porta appunto ad essere Étoile e a rimanerlo per ben 7 anni. Poi però si sentiva stretta in questo ambiente e quindi decide di lasciare l'Opera di Parigi e va al Royal Ballet. Qui avrà alcuni scontri con Kenneth Macmillan, ma ad ogni modo troverà comunque il suo spazio all'interno di questa compagnia, soprattutto perché il direttore Anthony Dowell riuscirà a capire la sua profonda sensibilità, questa anima particolare, e quindi le assegnerà tutti quei ruoli più sensibili, più particolari, più complessi, perché le si cucivano addosso come un abito fatto da una sarta. Ruoli che risultavano appunto singolari, vulnerabili, molto atipici. Fu Nureyev comunque che la indirizzò verso uno sguardo più ampio alla tecnica e agli stili della danza, e quindi la aiutò ad approcciarsi a quella che era la danza contemporanea, e infatti divenne una delle ballerine più straordinarie anche nello stile della danza contemporanea. Sperimentò moltissimi coreografi, tra cui Matzek, Akram Khan, William Forsythe, che coreografò proprio per lei, sul suo corpo, e dedicando a lei il ruolo principale in uno dei balletti più famosi, In the Middle Somewhat Elevated, di cui parleremo tra un po', parlando proprio anche di questo coreografo molto importante nella storia della danza. A 50 anni, per il suo addio alle scene, partì per una tournée intitolata Life in Progress, che ebbe come ultima tappa il Giappone, in cui ballò il bolero di Maurice Béjart. Andiamo subito a vederla in questo balletto straordinario. Cosa notiamo nella sua performance, nella sua interpretazione del bolero? Notiamo quell'accuratezza nel movimento, quella ricerca di perfezione, fluidità, coordinazione che ha sempre avuto durante tutta la sua carriera. C'è solo lei in questo momento sul tavolo, illuminata dalla luce, è al centro della scena, e al centro della scena ci sono questi movimenti semplici, minimi, che talvolta risultano essere estremamente complessi da interpretare. Quindi non sempre il grande passo, il grande virtuosismo è difficile tanto quanto un dettaglio, un movimento semplice eseguito in pienezza. Con tutta la grande esperienza e il suo bagaglio culturale ricevuto negli anni, perché qui lei ha 50 anni, quindi dal classico al contemporaneo, porta tutto in questo pezzo che le è rimasto sicuramente nel cuore, perché l'ha scelto appunto per fare l'addio alle scene. Ovviamente il legame con la musica molto molto forte, questa musica estremamente potente, estremamente toccante per il pubblico, e il fatto che possa svelare, possa lasciar trasparire la sua grande artisticità, perché qui ci vuole un'interpretazione molto profonda che è data anche da una maturazione dell'artista che è in lei durante tutti gli anni. Riempire la scena da soli, in uno spazio così piccolo, con una coreografia così semplice, non è affatto un gioco da ragazzi, assolutamente. Vi assicuro che ballare sulla musica del bolero è una delle emozioni
più forti che io abbia mai provato nella mia vita. Non ho fatto la versione di Béjart, ma bensì la versione di Richard Werlock quando ero a Basilea. Vi inserisco magari dei piccoli filmati e delle fotografie. Era una versione molto particolare, con una grande scalinata, degli specchi, composta da passi a due, a soli, parti di gruppo. Molto molto difficile la parte di gruppo, perché bisognava essere tutti insieme con movimenti forti, movimenti precisi e di un'intensità incredibile. Il bolero originariamente nasce nel 1928 grazie a Ida Rubinstein, che incaricò Bronislava Nijinska di creare una coreografia proprio sulla musica del bolero di Ravel. Per quanto questa coreografia risulti perfetta nei movimenti, nella tecnica, nell'espressività, la più conosciuta oggi è proprio quella di Maurice Béjart, che abbiamo visto appunto rappresentata da Sylvie Guillem. La coreografia spoglia, che risalta sulla partitura molto sensuale di Ravel, risulta quasi meccanica e grezza, rispecchiando la fragilità del ballerino, del primo ballerino che balla, all'interno, compreso in tutta la folla di altri ballerini intorno. Il bolero risulta essere un balletto in un solo atto, senza trama. All'inizio l'idea pensata da Nijinska, quindi nella versione di Nijinska, era ambientata in una taverna andalusa in cui una zingara veniva invitata a ballare su un tavolo circondata dagli uomini. Iniziava la sua danza lentamente, poi facendola diventare sempre più crescente attraverso la musica, che anche essa si sviluppa in un crescendo, con movimenti sempre più rapidi e intensi. Questa danza fa scaturire negli uomini attorno una reazione sensuale. Dopo il duetto, il balletto raggiunge il culmine, in cui la donna viene presa, scaraventata giù dal tavolo e si unisce agli altri uomini. Per quanto riguarda invece Béjart, no, la donna non viene, appunto, come avete visto nel video, scaraventata giù dal tavolo, ma rimane sul tavolo e alcuni uomini salgono anch'essi sul tavolo, quindi c'è questa differenza nelle due versioni. Ora andiamo a vedere In the Middle, Somewhat Elevated, visto che è stato creato proprio a pennello su di lei da William Forsythe. Prima vi faccio vedere uno spezzone non interpretato da Sylvie Guillem, giusto per avere un video di grande qualità e farvi capire bene com'è la struttura della coreografia, dei passi, eccetera. Poi vi farò vedere lei che lo interpreta e vi racconterò un pochino di più rispetto anche al suo coreografo. Ed ora vediamolo con Sylvie Guillem. Abbiamo visto questo pezzo, il pezzo più famoso di William Forsythe, rappresentato da una ballerina e da Sylvie Guillem. Sylvie Guillem si vede che è stato cucito su di lei, si vede che è stato fatto per lei, perché c'è un altro tipo di fluidità, un altro tipo di movimento. Anche l'altra ballerina è bravissima, ma è proprio un'altra cosa. Perché? Perché è stato cucito sul corpo di Sylvie Guillem, corpo che abbiamo detto prima sembra quasi essere soprannaturale, quindi nessuno mai riuscirà ad avere quell'ampiezza di movimento proprio come è stato fatto per lei, quella fluidità, quella profonda coordinazione, quella dinamica e quella sospensione. È stato cucito su di lei e si vede, nonostante uno possa lavorarci e possa comunque collaborare con Forsythe e cercare di raggiungere l'idea originaria fa parte di Sylvie Guillem, nel senso che è stato proprio davvero cucito su di lei, e questo si nota. Non voglio farvi dei commenti rispetto ai passi o come si muove, perché è una poesia che non ha bisogno di essere commentata, ma voglio dirvi due o tre parole proprio sulla coreografia. Avete sentito anche questa musica molto metallica con cadenze forti, particolare. Adesso vi racconto un pochino di più come è stato creato il tutto e qual è la visione anche di William Forsythe.
Sicuramente ha rappresentato un'opera nuova, un'opera di grande rottura, e il balletto classico non è più stato lo stesso dopo la rappresentazione e la creazione di questo piece importantissimo. È sicuramente un balletto di stravagante atletismo. Le estensioni, le parti più rapide dei duetti, degli assoli, delle parti di gruppo risultano essere inebrianti. È un balletto che non ha essenzialmente una trama. Inizia con una coppia posizionata sullo sfondo, quindi in un semibuio, e poi questa coppia, finito di ballare, esce, entra un solista, poi viene sostituita da una coppia, un'altra coppia, insomma ci sono entrate e uscite di ballerini continui, non c'è un apice, un pathos, un momento di pathos particolare, ma semplicemente queste continue entrate e uscite, e ogni coppia, ogni singolo prende parte al pezzo, diciamo, centrale della coreografia. Quindi stralci del pezzo centrale in una coppia, in una solo, in una coppia, in una solo, eccetera. Questa è un po' la struttura, che quindi non ha una trama vera e propria. L'atmosfera è tesa e la danza è molto viscerale. I ballerini percorrono il palcoscenico a grandi passi, riunendosi, distaccandosi, cercando di impossessarsi di tutto lo spazio e facendo credere che stanno un po' facendo e gestendo la coreografia come vogliono. Mentre di solito nel balletto classico abbiamo la coppia o comunque tutta la struttura del balletto che si rivolge verso il pubblico, qui invece Forsyth utilizza diverse angolazioni, quindi il pubblico che deve seguire la coppia che balla nelle diverse posizioni in cui si pone. La cosa curiosa, tra l'altro, delle coreografie di Forsyth è che il pubblico non percepisce la coreografia nello stesso modo, ovvero dipende da dove si è seduti. Coloro che sono seduti ai lati, per esempio, percepiscono degli aspetti, vedono delle parti di coreografia di balletto diverse rispetto a coloro che invece si siedono centralmente. Siamo ben lontani dalla struttura di un passo a due classico, infatti le coppie si stringono le mani, si allontanano, si avvicinano, vanno oltre i 180 gradi, ci sono degli forti fuori peso, fuori balance, già anticipati da Balanchine, ma qui portati veramente all'estremo, come anche potete vedere nel video. È molto atletico, molto vigoroso, ci vuole molta forza fisica per fare questo passo a due, per fare tutto questo balletto, per fare tutte le coreografie di Forsyth, e c'è anche quasi una forte violenza. Il tutto accentuato ancora di più dalla partitura, che risulta incalzante e battente. Ciò che essenzialmente vuole fare William Forsyth è mettere in luce degli aspetti che erano poco riconoscibili nella danza, e vuole anche mostrare più enfasi in quelli che sono i passaggi, quindi per esempio gli instep, piuttosto che le posizioni. Sfrutta il palcoscenico in tutta la sua ampiezza, in tutti i suoi 360 gradi, e non solo nell'approccio frontale con il pubblico. Tutto è molto preciso, molto ricercato nel dettaglio, difficile che lui lasci qualcosa al caso. Molto spesso vengono utilizzate le scarpe da punta, solo in alcuni pezzi vengono abbandonate, vengono utilizzate le mezze piuttosto che dei particolari stivali. Per esempio in Kammerkammer utilizza dei separé mobili che vanno a nascondere alcuni ballerini, che però vengono mostrati in grandi schermi. Oppure in Artifact utilizza una botola in cui compare il busto e la testa di l'altra persona, quindi utilizza tutti questi escamotage, c'è una grande ricercatezza proprio della anche geometria del palcoscenico, di effetti particolari che vanno anche a coinvolgere il pubblico e quindi anche a rompere quella che è la quarta parete. Ecco perché i suoi pezzi sono veramente considerati d'avanguardia. Ed ora Kenneth MacMillan con Manon. Ho voluto lasciare questa performance alla fine perché è una delle più toccanti in assoluto e credo che sia una delle performance in cui Sylvie Guillem ha dato tutta se stessa e ha rappresentato il culmine della sua artisticità. Vediamola insieme.
più approfonditamente di Manon in un altro video che dedicheremo a tutte le ballerine che hanno interpretato Manon, per vedere anche le differenze in questo ruolo complicatissimo, con una storia estremamente particolare che non fu subito apprezzata da tutti, perché è una storia un po' complicata che mette in scena sesso, povertà, quindi abbastanza complessa, ma mi dedico solo a farvi notare quanto sia difficile rappresentare questo ruolo. Perché? Perché Manon in questo momento sta morendo, è esausta ed è senza alcun controllo, mentre in realtà la ballerina è piena di energie perché deve eseguire i passi e deve avere estremo controllo. Quindi tu metti in scena qualcosa di completamente diverso da quello che tu stai sentendo e stai eseguendo effettivamente. Perché estremo controllo? Perché ci sono dei virtuosismi pazzeschi. Guardate questi doppi giri, doppi tour all'air praticamente fatti da lei, a forma di presa di passo a due, di una difficoltà estrema che lei esegue in un modo impeccabile. Anche qui la fisica del movimento traspare come niente. E poi ovviamente tutta la difficoltà dell'interpretazione, perché come vi dicevo è un personaggio molto molto complesso e ha uno spettro emotivo vario e vasto, e quindi anche la ballerina che lo interpreta deve comunque aver vissuto delle emozioni forti ed importanti, deve avere un vissuto importante che può ovviamente portare poi sul palco e trasmettere allo spettatore. Quindi è un passo a due davvero complesso. Sicuramente che cosa traspare anche nel guardarla? Il suo corpo meraviglioso. Il corpo di per sé è già grande bellezza, esteticamente porta un'estetica davvero perfetta e molto molto rappresentativa di quello che è l'ideale della ballerina, che ovviamente ai nostri occhi risulta meraviglioso. A me in questo ruolo piace moltissimo, in realtà mi piace in tutti i ruoli che ha fatto, ma questo mi dà molta emozione, molti brividi. Fammi sapere nei commenti qual è il tuo ruolo preferito di Sylvie Guillem, magari il ruolo in cui l'hai vista per la prima volta. Io per esempio la prima volta l'ho vista in Pas Classique, anche quello, un controllo, una precisione, una forza fisica pazzesca, nonostante il suo corpo molto molto particolare, bello, difficile da gestire. Io vi ringrazio infinitamente per aver guardato questo video, mi raccomando mettete tantissimi like se il video vi è piaciuto e se volete anche un altro video, ad esempio su Manon. Scrivetemi nei commenti quali altri video vorreste vedere, quali altri protagonisti di video vi piacerebbe che io analizzassi, e mi raccomando iscrivetevi al canale. Vi ringrazio tantissimo e vi mando un grande bacio. Ciao!